Senti, allora come stai messo qui? Vabbè, Ne servono altri due. ci penso io, dai. Ciao. Pronto? Sì, è qua con me, Sandro. Sì? Sì, capito. Va bene. Vado subito. Ciao, ciao. Telefono rosa. Una collega col telefono rosa. Ma sali in macchina, dai. Buongiorno, stiamo cercando una ragazza, è stata malmenata e sappiamo che è stata portata qui. Una ragazza è stata malmenata, è stata portata qui. Sesto piano. Sesto piano, padiglione B. Il suo nome? Lisangelo. Adesso mi sa dire dove possiamo trovare la signorina Angelo? In fondo al corridoio, stanza 5. Grazie. Ciao Lisa, sono l'ispettore proiettile FR. Che ne dici di dirci com'è andata? Lisa, lo so che sei ancora terrorizzata, ma se non ci racconti come sono andati i fatti, non possiamo prendere chi ti ha ridotta così. Lisa, lo capisci che col tuo silenzio non puoi aiutarci e noi non possiamo aiutare te? Io capisco che stai passando, ma devi avere la forza di parlare. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei visitare la paziente, se mi potete accomodare un attimo. Lisa, torniamo subito, ok? Sento, caso me la smettiamo fuori, però tu vorrei fare un po' da mano. Senza. Appena finisco, ci vediamo. Ci vediamo dopo. Dopo. Angelo Lisa, mi può descrivere che cosa è successo? Lisa, tutto bene? Che ti ha detto il dottore?
capito Silvia, qui non si combina niente. Andiamo via. Che non si riesce proprio a farla parlare. Silvia. Dammi un po' il telefono. Ciao, senti, sono io. Sì, mi fa fare il mandato dal giudice? La ragazza ha parlato. Andiamo a prendere il bastardo? Sì. Arrivo subito, ok? Ciao. Senti Silvia, toglimene la curiosità. Ma dove l'hai preso sto telefono rosa? Ma che c'hai con sto telefono? Tutte le colleghe, proprio questa me l'hanno a me, oh!